Lo studio alle discipline analogiche ha investito 50 anni della mia vita sino ad oggi, forse anche di più. Tutto partì una volta che vidi in televisione un esperimento di ipnosi. Non ci dimentichiamo che ipnosi è sinonimo di ipnos, sonno dal greco, il raggiungimento di un sonno non fisiologico, appunto ipnotico, che si ottiene attraverso delle fasi di stimolazione induttiva. L'ipnosi dinamica, quindi l'ipnosi benemegliana, ci permette di sensibilizzare quella parte emotiva istintuale per poter permettere appunto al nostro inconscio di riemergere rispetto alla nostra istanza logica. L'ipnosi appunto dinamica agisce bypassando i meccanismi di difesa della logica e quindi conseguentemente ci permette di attivare un'ipnosi vigile, un'ipnosi attiva, in quella in cui il soggetto con il quale stiamo effettuando l'esperimento rimane sempre presente, sempre cosciente con la sua istanza logica, ma il suo inconscio si può esprimere in maniera efficace, in maniera più istintiva e più precisa. L'ipnosi dinamica benemegliana si basa sullo stato di tensione, in quanto l'operatore deve preoccuparsi attraverso i sistemi induttivi ipnotici, quali sistema energetico, sistema simbolico e sistema analogico, di creare un livello di tensione tale che il soggetto possa poi commutare quella tensione in stato ipnotico. E questo passaggio si chiama flash subliminale a flash ipnotico. Ecco, è molto importante, avviene una commutazione tra la tensione logica razionale a uno stato di emotivo in cui il soggetto è predisposto a recepire dei comandi ipnotici dell'ipnotizzatore.